ed arrivati finalmente i 40 anni di uno degli eventi fieristici più attesi nel mondo. È arrivato il SIGEP 2019 con le sue 5 aree tematiche: caffè, pasticceria, panificazione, gelato e cioccolato, perfettamente sintetizzati in oltre 129.000 metri quadrati e 1.250 espositori rappresentati in tutto il mondo e rappresentanti le migliori aziende di queste 5 aree tematiche. E noi in questi stati generali della dolcezza vi rappresentiamo uno dei settori più belli, più ricchi di innovazione e di novità che mai abbiate potuto assaggiare girando insieme a noi il mondo al cubo. Eccellenza nella panificazione, nella pizzeria e nella pasticceria, tutto questo è uguale. Italmill, nella sua edizione 2019 del SIGEP, una nuovissima immagine ed un nuovo format. Qual è il format che presentiamo a tutto il mercato mondiale? Ancora una volta Italmill ha dimostrato di essere un'azienda dinamica nel mercato e che ha una volontà precisa, quella di offrire a ogni artigiano un prodotto per ogni ora della giornata. Credo che la piazza Italmill che abbiamo portato qui alla Fiera di Rimini ne sia la dimostrazione pratica. Italmill, ditta con la quale ho l'onore e il piacere di collaborare ormai da diversi anni, si è sempre fatta una politica di alta qualità, soprattutto su quelle che erano le nostre farine, la linea Besozzi, soprattutto la linea antica tradizione. Per i lievitati è quanto, dal mio punto di vista di pasticcere, non di consulente, per cui sarebbe troppo facile, di meglio offre il mercato. Abbiamo voluto ampliare l'offerta, sempre come gruppo, acquisendo collaborazioni con brand di primissimo livello, sempre per quanto concerne la qualità degli ingredienti. Per cui abbiamo legato joint con Campina per tutti i prodotti Debic, con Novacrem, che è un brand di Calbò che viene prodotto in Spagna, di cui io sono testimonial, fra l'altro di cui sono uno degli interpreti. Ci siamo legati ad Arbo, che è una ditta austriaca che produce confetture su una filiera assolutamente biologica, certificate di grandissima qualità. Abbiamo una linea di canditi che è la Fructus e di frutta essiccata, che ci sta dando delle soddisfazioni enormi. Quello che si vuol fare è dare la possibilità al grossista o all'artigiano di avere in un unico polo un riferimento con materie prime d'eccellenza. È importante crescere, la crescita nell'eccellenza per quanto riguarda la linea Nostrano e con una nuova referenza. Che cosa avete scelto e soprattutto perché? Sì, quest'anno abbiamo scelto di ampliare la nostra gamma di Nostrano aggiungendo del grano saraceno, che comunque rimane un cereale non cereale perché è un pseudo cereale e quindi ha delle proprietà molto importanti a livello nutrizionale e che comunque sempre di più seguiamo l'esigenza del nostro cliente finale, che ogni volta ricerca nelle materie prime un prodotto che può anche essere vicino al benessere del pane, insomma. Che la linea Nostrano viene oggi definita l'eccellenza. Abbiamo preferito trovare materie prime di filiera italiana, quindi c'è la farina, il nostro lievito naturale, tutte le materie prime che compongono questo mix sono tutte certificate e di filiera italiana. L'aggiunta del lievito naturale, che è comunque il nostro prodotto di punta, il nostro core business, e l'utilizzo anche di un sale protetto per sale, quindi manteniamo anche le proprietà dello iodo dopo la cottura, ne fa sì che mangiando una giusta quantità giornaliera di questo prodotto si hanno tutte le caratteristiche per avere un benessere generale. Tiziano Casillo, responsabile pizzeria all'interno del mondo Italmill, l'eccellenza con un nuovo format in cui la scrocchiarella raggiunge delle vette sempre più alte. Perché la scrocchiarella, come dice un amico che si chiama Pino, dice: perché la scrocchiarella dove si può fare? Dove si mangia?
quindi dallo street food al ristorante stellato, alla pasticceria, alla gastronomia, alla rosticceria. Si può fare dappertutto, si può mangiare in tutte le versioni, quindi è versatile, è buona e ormai è una conferma perché giriamo il mondo praticamente esclusivamente per quella. Abbiamo in gamma tantissimi prodotti di altissima qualità, ma oggi la scocchiera ci sta catalizzando un po' tutto quando è il mondo del bakery. Oltretutto siamo usciti con dei prodotti nuovi, che è la scrocchiera sandwich, che è anche quella ulteriormente più easy, più fragrante, più croccante, più pronta a mangiarla. Si può mangiare a colazione, si può mangiare nella pausa pranzo, si può mangiare a merenda, si può mangiare a cena e si può fare uno spuntino in qualsiasi momento perché è sempre il momento di mangiare la scrocchierella. Per raggiungere l'eccellenza oggi, per colui che è impegnato in queste tipologie di lavoro, che cosa è necessario che Italmill riesce a dare in un all inclusive, chiave in mano? Italmill ha un grande pregio, è un'azienda curiosa, è un'azienda che deve sempre conoscere e deve sempre sviluppare in prima persona la propria attività. Quindi il cliente ha una certezza, quando Italmill immette sul mercato un prodotto nuovo, un nuovo concept, vuol dire che è provato e che ha constatato con mano che funziona. Siamo tornati a Sigep, compie 40 anni e noi siamo qua da più di 30, quindi devo dire che ci sentiamo a casa e siamo molto contenti di esserci. Ma Completal è stata, devo dire, molto importante nel mercato del gelato perché da sempre ha creduto nell'innovazione. Penso alla prima azienda che ha lanciato il prodotto pronto, la prima azienda con Jubilee Experience sul gelato naturale, la prima sul gelato vegan, sul gelato proteico, sul sushi gelato. Quindi le nostre innovazioni negli anni sono diventate tradizione. Questo è un po' un successo, è un po' qualcosa che ci caratterizza, a cui teniamo molto a ribadire. Ogni anno Completal sceglie di presentarsi a Sigep non con un prodotto singolo da Sigep, ma con qualcosa che rimanga, con qualcosa che cambi il mercato, che porti qualcosa di nuovo ma di duraturo. E quest'anno arriviamo con due grandi e importanti novità. Innanzitutto Knam Professional. Ernst Knam, nostro amico, maestro di Completal Ateneum, presenta il quarto prodotto firmato per Completal, ma studiato appositamente per i professionisti che possono lavorarlo, perché all'interno della busta troveranno non soltanto la polvere di cacao per fare un ottimo gelato al cioccolato, ma anche delle gocce di cioccolato che possono essere sciolte insieme alla miscela o inserite dopo, quindi creando innanzitutto un gelato al cioccolato con note diverse, ma anche un po' crunchy, un po' diverso dal gelato al cioccolato che troviamo normalmente. La seconda grande novità sono poi le glasse firmate da Gianluca Fusto, altro grande amico, altro grande maestro di Completal Ateneum, pasticcere di fama internazionale. Nuove glasse naturali con caratteristiche assolutamente uniche, innanzitutto perché sono a freddo e oggi è molto importante che l'uso delle glasse sia veloce, ma anche perché presentano loro interne, unico sul mercato, succhi di frutta, paste grasse, quindi altissima qualità, facilità d'uso e oltretutto una performance in vetrina per molti giorni eccezionale. Le
glasse vanno a creare, ad allargare la gamma su quella che noi abbiamo chiamato pasticceria zero, che insieme al nuovo semifreddo Anima va a definire il nostro concetto di pasticceria, un nuovo approccio che potete trovare nei prodotti ma anche nei corsi di Compreta l'Ateneum, un nuovo approccio per la pasticceria da meno 18 a più 4. Un anno di innovazione, ma di prodotti che ci accompagneranno Compreta, i suoi clienti e il mercato per molti molti anni. Cosa si confabula con Alessandro Borghese? Ma io, allora, Alessandro è un grande personaggio, un grande chef, ma anche un grande imprenditore, e ci saranno alcune novità che non posso ancora svelare. Quello che vi posso dire è che Alessandro ormai è il terzo anno che frequenta lo stand di Comprital, con una popolarità, grazie al suo programma Quattro Ristoranti, estremamente crescente di ogni anno. Oggi si è dovuto scortare perché aveva creato una confusione incredibile allo stand. Alessandro ha utilizzato i topping e soprattutto i variegati Comprital all'interno del suo programma Kitchen Sound, l'edizione gelato. Si diverte molto ad abbinare il dolce col salato, quindi parliamo di gelato gastronomico, e io dico, state connessi, seguiti sui nostri social, sul nostro sito, ma anche su quelli di Alessandro Borghese, perché poi arriveranno alcune novità interessanti durante l'anno che, anche se siamo a SIGEP, non posso ancora svelarvi. Sono convinto che nei prossimi anni diremo ancora qualcosa di importante, ci saranno nuove produzioni che apriranno, il mondo è diventato piccolo e Comprital all'interno di questo mondo piccolo vuole essere grande. Gli stampi in silicone alimentare, ma questi sono stampi molto particolari, soprattutto perché sono stampi in 3D per praline. Quanto è importante l'utilizzo di stampi per la tua professione e per quella dei tuoi colleghi? Beh, allora, sicuramente qualsiasi tipo di materiale è importante a livello di produzione, perché comunque se non avessimo attrezzatura, e nell'attrezzatura è anche compresa la stampistica, potremmo realizzare veramente una quantità minima di prodotti. È sempre importante essere al passo, la novità, il migliorarsi, cercare il prodotto nuovo. In questo comunque Decosil è pioniere, diciamo, della proposta delle novità sul mercato, comunque della soggettistica in cioccolato. Si chiama Signorina Fantasia, la linea che avete ideato insieme per risolvere e soprattutto per agevolare in cosa il professionista. Qual è la caratteristica vincente di questi stampi? È un'idea totalmente nuova di stampistica, perché solitamente la stampistica di cioccolato è fatta in policarbonato per ovviamente ottenere la lucentezza della pralina finale. In questo caso noi abbiamo, diciamo, giocato un po' sulle mie origini, che sono il Piemonte, quindi abbiamo sfruttato un po' il concetto del gianduiotto, che nasce senza camicia, per l'idea di proporre cremini che non avessero bisogno appunto dell'utilizzo di stampi in policarbonato, quindi che non avessero necessità di lucentezza, ma avessero la caratteristica pilota degli stampi di Decosil, che quindi è questo, diciamo, effetto canna di fucile, che rimane molto molto elegante e che non ha bisogno di una camicia in cioccolato per avere la struttura necessaria. La pralineria, in realtà, questo è il primo stampo che è stato fatto in silicone, perché solitamente viene usato il policarbonato, quindi non esistevano stampi così in 3D con dei sottosquadratali in silicone. Agevolano
professionista, perché da una parte appunto non deve fare la camicia, che quindi comporta determinate abilità anche a livello di temperaggio, di decoro, e soprattutto poi ha una velocità di esecuzione che è notevole, poiché per quello che riguarda il policarbonato noi dobbiamo aspettare che la pralina abbia totalmente cristallizzato, mentre per quello che riguarda il silicone a noi serve che scristallizzi quello che è il nostro ripieno, ma non dovendo aver paura degli aloni sullo stampo non abbiamo problemi di tempistica. Quali possono essere le innovazioni da dare a tutti i professionisti nell'utilizzo degli stampi in silicone? Cercare di fare sempre cose nuove è una cosa che cose nuove che li contraddistinguono, un di più che li può differenziare dagli altri. Penso che una linea del genere possa essere quel plus che li differenzia dalla concorrenza. Poi è ovvio che il mio consiglio è personalizzare il più possibile qualcosa che viene offerto dal mercato, quindi comunque personalizzare questo stampo più che si riesce a seconda delle proprie necessità. Se li dovessi coinvolgere e portarli verso la tua linea, signorina Fantasia, che cosa diresti? Potrebbero provare anche loro a mettersi in gioco con questo nuovo progetto, in cui magari potrebbero essere partecipi proprio per darci nuovi spunti di nuovi stampi. E poi sono belli, io sono di parte, ma sono belli.
che ha come payoff design e tecnologia per il 2019 cosa raggiunge come traguardi? Ci prefiggiamo di migliorare le performance già notevolmente positive del 2018. Parlando di design, abbiamo portato nuove linee di arredo bar, pasticceria, gelateria. Uno stile industry molto richiesto dal mercato, attualmente una della tendenza è stile industry vintage, e per far sì che questo venga trasmesso anche agli arredi che noi produciamo abbiamo presentato due nuove linee di arredo, la linea Harris e la linea Cargo. Cargo è un programma, una linea di arredo completamente nuova, dallo stile industriale vintage, con materiali per gli arredi bar credo innovativo, in quanto mai prodotti di serie sono stati realizzati con frontali in metallo, con finiture ossidate e con effetto del consumato dal tempo, sia nei banchi bar che nei banchi pasticceria. Sono materiali made in frigomeccanica, realizziamo tutto internamente, dove i nostri tecnici artigiani realizzano frontali l'uno diverso dall'altro, ogni realizzazione è diversa dall'altra e può essere fatta anche a richiesta del cliente. Continuando nel mondo di Cargo, altre due sono le esposizioni rappresentate. Sì, abbiamo Container è veramente una cosa particolare perché riproduciamo un container da carico di quelli che vengono trasportati su ruote e poi su nave in chiave bar. Abbiamo anche un'altra proposta che è Cargo Bridge, è una soluzione che riproduce un mobile a ponte con una base illuminata e questo qui è accostato a cargo ed è accostato a una vetrina, nel caso specifico alla vetrina Vic, pasticceria, è la dimostrazione che più stili uniti dal comune denominatore dell'industry possano coesistere in uno stesso locale. Abbiamo realizzato un'altra linea di arredo che si chiama Harris ed è un classico contemporaneo caratterizzato da finiture retro che comunque ormai sono tendenze e torneranno nei prossimi anni, finiture in ottone e materiali quali marmi e legni pregiati quali ebano, mogano, noci nazionale. Tutte le linee di arredo ovviamente sono integrate le nostre tecnologie di refrigerazione per pasticceria, gelateria, arredo bar. Abbiamo presentato diverse nuove vetrine per gelati e pasticceria. Adesso è una vetrina monofilare per gelato e pasticceria, caratterizzata dall'ingombro particolarmente ridotto di 80 cm e dall'altezza di 95 cm per valorizzare al massimo il prodotto che verrà esposto. Drop Ice si affianca alla serie dei drop-in pasticceria e serve per esporre del gelato sempre a vaschette monofilari. E Lux sono delle vetrine professionali dalla profondità di circa 120 cm per pasticceria e gelateria caratterizzate dalla trasparenza, poiché abbiamo cercato di nascondere al massimo lo strutturale di queste vetrine utilizzando dei materiali trasparenti quali il metacrilato e l'illuminazione spinta. Che cosa si intende per IoT all'interno di questo mondo? Allora, IoT sappiamo benissimo che è l'internet delle cose, il poter comandare una vetrina da remoto e poterne monitorare le funzionalità e avere in corrispondenza dalla vetrina un feedback su quanto sta accadendo.
questa è per l'esigenza di avere un feedback per quanto riguarda la funzionalità della vetrina, per quanto riguarda l'andamento delle temperature per l'HACCP, per quanto riguarda la tenuta sanitaria degli alimenti, e inoltre per vedere se la vetrina sta performando o se ha qualche guasto o funziona in maniera errata. Noi in remoto possiamo monitorare, intervenire e cambiare parametri su questi refrigerati. Frigo Connect serve a questo, con il suo sistema cloud farà in modo di avere un feedback tra la macchina e l'utente in maniera semplice e immediata. Possiamo incrementare la nostra presenza in tutti i paesi del mondo e in più paesi del mondo, portando sempre avanti il nostro payoff, che è quello di tecnologia e design, ma soprattutto del Made in Italy. Lasciato un 2018 con un ESMA Club. Quali sono stati i risultati di questo progetto e quali saranno le evoluzioni per il 2019 ottenibili dal vostro lavoro? 2018 è finito come un anno in cui ESMA Club è diventato uno standard sul cliente tradizionale ed è stato confermato come standard sulle catene più importanti, tra cui una catena italiana tra i più grandi al mondo di food service. E ha riconfigurato completamente il conto economico di chi fa pane e pizza, quindi spostando le difficoltà del ciclo in un flusso reale, controllabile, replicabile, e enfatizzando tantissimo la qualità del prodotto. Di conseguenza lo scontrino aumenta facendo diminuire i costi di produzione. Il nostro cliente ha sempre chiesto di poter vendere i suoi prodotti ad un prezzo maggiore, dando una qualità di prodotto, riducendo però i costi di produzione, come credo qualunque attività commerciale o industriale. Noi siamo riusciti a farlo rendendo il flusso di ESMA Club un qualcosa di costante, replicabile, attraverso un training in qualunque parte del mondo, fare pane e pizza di alta qualità. Negli ultimi 2 anni abbiamo aggiunto fortemente una parte gastronomica e abbiamo ridotto tantissimo gli spazi, per cui oggi partiamo da un ESMA Club dove con 6 metri quadri è possibile servire. Pensate ai corner all'interno delle città, nei punti dove gli affitti sono più cari e dove c'è un flusso enorme. In questo modo oggi è possibile dare un prodotto fresco, quindi un fast quality food, dove prima non era neanche pensabile probabilmente mettere un piccolo bar. ESMA, che è da sempre un'azienda molto attenta alla sostenibilità, non solo ambientale, per cui il nostro cliente va dalla grande catena multinazionale, come in Italia ne abbiamo di grandissimo successo, al piccolo artigiano, al ragazzo che ha studiato alla scuola alberghiera e vuol partire con una sua piccola attività e non ha disponibilità di centinaia di migliaia di euro. Quindi ESMA Club è fatto per essere scalabile. Parti da un piccolo sistema fino ad arrivare a sistemi a ponte autostradale, comunque dove serve anche una maggiore complessità. Ma noi vogliamo che il food italiano sia disponibile in ogni parte del mondo in modo sostenibile, accessibile e di alta qualità. We'll be right back.
2019 mancava un'innovazione all'interno di questo progetto ed è nato ESMAC Lab Smart. ESMAC Lab Smart ha reinventato, quindi ribaltato il concetto di preparazione, per cui noi non abbiamo più una preparazione verticale, ma delle macchine molto compatte in grado di essere posizionate sotto un tavolo e di gestire il lavoro da sotto il tavolo, il che vuol dire avere prodotti freschi disponibili in spazi molto ridotti, per cui dal tavolo in su c'è una gestione dinamica dello spazio dove riusciamo a incasellare in pochissimi metri di superficie e pavimento tutto un laboratorio di produzione, immagazzinamento e cottura di pane, pizza e eventualmente gastronomia. È tutto live, abbiamo appena cacciato via un profumo, un prodotto fantastico. Come ha utilizzato questo sistema per quella che è la sua attività di panificazione? Per me è molto facile perché sta tutto molto bene ordinato, molto bene nel suo posto. È la impastatrice con il lievito madre sopra per fare usare subito, tutta la macchina per fermentare il pane, tutto corretto, il forno, pertanto è tutto un spazio, la distribuzione è molto interessante per lavorare bene, rapido e senza problema. Noi oggi siamo molto concentrati sull'elettronica, ovviamente non solo per l'industria 4.0 che è un po' la novità del momento, ma proprio per un controllo totale del lavoro e della sostenibilità delle macchine, rotture e assistenza preventiva e così via. In più, per quanto riguarda i nostri clienti, siamo sempre più concentrati sul dargli sistemi scalabili, di alta qualità sin dall'inizio, ma molto scalabili, per cui da un entry level è possibile salire senza impatti troppo duri sull'operatività dei nostri clienti. Un'azienda che da 3 anni frequenta la principale manifestazione a livello europeo per il settore di riferimento. Semplicemente U5 ha applicato quello che pensava di fare soltanto 5 anni fa, quando è nata praticamente. Abbiamo quindi lavorato tanto, lavorato con passione, conoscendo il mercato, conoscendo i clienti. Il 2018 devo dire si è concluso molto bene, raggiungiamo i 15 milioni e mezzo di fatturato partendo praticamente da zero. Per quanto riguarda la nostra attività, noi siamo fermamente convinti di andare avanti su questa strada, quindi proponendo la qualità, proponendo prodotti caratterizzati da un Made in Italy come design, prodotti verdi a basso impatto ambientale. Siamo passati quindi dalla nostra produzione che avevamo ad Asti, abbiamo acquistato l'ex stabilimento della IAR ad Occimiano, lo abbiamo ristrutturato e oggi siamo dotati quindi di uno spazio produttivo di 25.000 metri quadrati coperti e altrettanti scoperti, quindi uno spazio che ha bisogno soltanto di volumi di produzione, ma che ci dà la possibilità ovviamente di servire nei tempi dovuti la clientela. Siamo partiti praticamente dalla linea vintage, che è un nostro prodotto di punta brevettato come design, e ne abbiamo ricavato, oltre ad estendere la gamma Via Veneto, quindi la gamma di mantecato con carapine, ne abbiamo derivato la Via Veneto Combi, cioè dei moduli praticamente 4, 6, 8, 10 carapine che è possibile inserire negli arredamenti
e quindi fornirli agli arredatori a dei prezzi sicuramente più bassi di quelli che vengono proposti oggi sul mercato. Altro prodotto sicuramente è la Glamour Tower, una vetrina a tre vetri, ventilata, tutto vetro internamente, che già forniamo a una importante multinazionale del gelato in tutta Europa e che quindi proponiamo praticamente come il passo in avanti della nostra gamma di vetrine Frost per quanto riguarda il gelato, quindi meno 18. Andando invece nel settore del beverage, quindi temperature positive, sicuramente dobbiamo sottolineare la Wine Class, quindi una vetrina per quanto riguarda il vino, per presentare in sala il vino, le bottiglie di vino, con una scaffalatura interna fatta in materiale totalmente trasparente, grande luminosità interna, vetri laterali e tutto lo chassis in inox, oltre chiaramente alla possibilità di regolare la temperatura con una centralina touch. Quali i nuovi valori, nuovo payoff di U5? Knowledge, passion, innovation. In pratica la sintesi delle motivazioni, delle ragioni di fondo che spingono praticamente U5 ad operare sul mercato. Knowledge, di base abbiamo una profonda conoscenza del mercato, dei clienti, dei prodotti, delle tecnologie. Profonda conoscenza che ci viene ovviamente non dall'età anagrafica di U5, che è soltanto 5 anni, ma dai 30 e oltre anni di esperienza dei suoi soci, cominciando dal nostro presidente. Passion è quello che infondiamo ogni giorno nella nostra attività, dal marketing al settore tecnico, alla produzione, facciamo le cose con passione, a noi piace lavorare, piace raggiungere gli obiettivi e soprattutto ci piace perché siamo animati da questo spirito di rivalsa nei confronti dei big, dei leader, e quindi questa voglia di rivalsa dobbiamo necessariamente soddisfarla. Innovation è la modalità per vincere sul mercato. Noi ci vogliamo proporre per i vari settori in cui operiamo con dei prodotti che si distinguono, quindi che escono fuori dal coro. Per il 2019-2020 che cosa serve alla sfera di cristallo di U5? Abbiamo fatto tanto, ma abbiamo ancora da fare. Abbiamo fatto un investimento importante col nuovo sito produttivo e quindi dobbiamo necessariamente avere i volumi per sostenerlo. Di questo ne siamo coscienti. Stiamo assumendo altre figure, altre persone, insomma, per appunto migliorare quella che è la nostra proposta sul mercato. In termini qualitativi vogliamo ampliare la gamma nel 2020, estendendoci al Mantecato. La strada è quella che abbiamo tracciato all'inizio, non cambiamo di un millimetro. U5 è Knowledge, Passion, Innovation. Quest'anno abbiamo investito tantissimo in situazioni nuove, siamo venuti a Sisebe 2019, che corrisponde perfettamente anche 50 anni di nascita del marchio. Abbiamo studiato prodotti nuovi, linee nuove, ci siamo impegnati e fortunatamente siamo riusciti ad essere qua. Ho
oggi i locali sono molteplici, la loro funzionalità deve essere un po' ampia, dal mattino alla colazione, alla sera all'aperitivo, e quindi tutta una serie di modulistica che permette questo utilizzo, che può spaziare nell'ampiezza dell'offerta. Abbiamo creato, no, la zona caffetteria, abbiamo creato la zona cocktail, tutta una serie di situazioni di banchi che oggi sono a libero servizio. Anche grazie alle partecipazioni e alle collaborazioni con aziende nostre amiche con le quali collaboriamo nel mercato, abbiamo reso vive le vetrine, rendendole piene di prodotto che può essere anche dato e assaggiare ai clienti. Abbiamo creato delle collaborazioni con aziende che ci aiutano poi nella realizzazione del locale, andando a studiare quelle particolarità di arredo che fanno poi la differenza nel totale dell'arredamento del locale. Siamo andati principalmente in strutture nel discorso del ferro. Oggi permette anche una grossa personalizzazione. Col ferro, usando delle polveri idonee, ossidiche, puoi comunque seguire la colorazione che ti viene richiesta del cliente. Stiamo attenti nel seguire il discorso delle mode, dei colori, e bisogna essere sempre sul pezzo per capire bene come sta andando il mercato. La vetrina che ci sta dando tantissime soddisfazioni è la Fest, vetrina che ci permette, su richiesta di questa catena, raggiungere il freddo 4-5 gradi anche nella mensola superiore. Abbiamo soddisfatto le loro aspettative, la stiamo sfruttando perché comunque è un prodotto che il mercato recepisce in maniera importante. Altra vetrina è la Icon, una vetrina tavola fredda che Paolo utilizza per l'esposizione di prodotti, panini, torte, oppure c'è anche la possibilità però di avere vetrina tavola calda, quindi la gamma, la nostra, è completa, può soddisfare qualsiasi richiesta e esigenza. L'altra vetrina è la Gravity. È un progetto estetico molto particolare, con un montante importante in Corian, quindi l'utilizzo anche qui di materiali di una certa importanza. Sifa è esperienza, passione, innovazione a servizio del cliente.